Cari ascoltatori, oggi ci troviamo davanti a una vera e propria minaccia per l'unità della Chiesa, travestita da coraggio e travolta da teorie complottiste. Andrea Cionci e padre Giorgio Maria Farè rappresentano due figure che, pur con toni apparentemente nobili e con un'aura di difensori della verità, non fanno altro che diffondere falsità, seminando il dubbio nei fedeli e cercando di minare la legittimità del Santo Padre, Papa Francesco. Andrea Cionci è ossessionato da una teoria complottista, quella del cosiddetto codice Ratzinger, che sostiene la presunta non validità della rinuncia di Papa Benedetto XVI. Secondo Cionci, Benedetto avrebbe rinunciato solo al ministerium, il potere pratico di governare la Chiesa, e non al munus, la missione spirituale conferitagli come Papa. Quindi, di conseguenza, Francesco non sarebbe il vero Papa. Questa tesi è totalmente infondata. Non solo è stata ripetutamente smentita dal codice di diritto canonico, ma lo stesso Benedetto XVI ha chiarito più volte che la sua rinuncia era pienamente valida e libera da qualsiasi ambiguità. Le sue dichiarazioni, fatte sin dal 2013, confermano l'accettazione totale della sua rinuncia e la legittimità di Papa Francesco. Il canone 332 paragrafo 2 del codice di diritto canonico, su cui si fonda ogni rinuncia papale, è chiaro. Se il Papa rinuncia al suo incarico, lo fa liberamente e pubblicamente, senza bisogno di accettazione da parte di terzi. Benedetto XVI ha seguito scrupolosamente questa norma, rinunciando pienamente e confermando pubblicamente il suo ritiro dal ministero petrino. Ogni tentativo di separare munus e ministerium, come quello di Cionci, è un'operazione fallace e priva di basi giuridiche. Benedetto XVI stesso ha detto chiaramente nel 2016: il Papa è uno e si chiama Francesco. Quindi, qualsiasi insinuazione che Benedetto non riconoscesse Francesco come suo successore è falsa e basata su distorsioni della verità. Ma qui entra in scena padre Giorgio Maria Farè, un sacerdote che si è unito a questa follia, dichiarando apertamente che Papa Francesco non è il Papa. Con quale autorità si permette un sacerdote di fare affermazioni tanto gravi e infondate? Non certo con l'autorità della Chiesa, che egli ha scelto di ignorare. Farè si è allineato a figure come Don Minutella, un prete che è stato scomunicato per la sua continua ribellione e disobbedienza al Papa. È incredibile vedere come Farè prenda Minutella come punto di riferimento. Un uomo che ha persino finto di avere locuzioni celesti, sostenendo di ricevere messaggi diretti dalla Madonna e dai Santi. Ma queste locuzioni non sono altro che ridicole finzioni, messe in scena con toni melodrammatici e teatrali per impressionare i fedeli più vulnerabili. A questo si aggiunge l'assurdità delle presunte possessioni da parte di Santi come San Padre Pio, San Michele Arcangelo, San Giuseppe e altri. Simulate da Minutella per apparire come un profeta scelto da Dio, queste possessioni non sono altro che finzioni sceneggiate per far sembrare che santi e angeli parlino attraverso di lui. Minutella sostiene di essere posseduto da figure come San Padre Pio, San Giuseppe e persino San Michele Arcangelo, in modo che questi santi possano comunicare i loro messaggi tramite lui. Ma tutto questo non è che un'illustrazione del grottesco, una vera e propria rappresentazione teatrale travestita da spiritualità. Minutella si presenta come un profeta assediato dalle forze del male e si inscena come un martire perseguitato per la verità, cercando di giustificare il suo rifiuto dell'autorità della Chiesa e la sua ribellione contro il Papa legittimo. È un gioco pericoloso, che confonde e manipola i fedeli più vulnerabili, facendo leva sulle loro paure e incertezze spirituali. Ma la realtà è che queste possessioni non sono altro che finzioni melodrammatiche, recitate con lo scopo di impressionare e di dare credito alla sua autoproclamata missione profetica. Questo non è misticismo, ma una farsa sacrilega. E qui entra in scena padre Giorgio Maria Farè, che anziché smascherare queste assurdità, sembra abbracciarle con convinzione. Come può un sacerdote, con una vocazione al servizio di Cristo, accettare simili aberrazioni senza un minimo di discernimento? Farè, che dovrebbe essere una guida per i fedeli, si è invece associato a personaggi come Minutella e Cionci, diventando complice di questa deformazione della fede.
Questa falsa narrazione di santi posseduti e di complotti contro la Chiesa legittima non è altro che un tentativo maldestro di minare l'autorità del Papa e di creare divisione tra i fedeli. Niente di tutto ciò ha fondamento teologico o spirituale, è solo un tentativo disperato di protagonismo, travestito da zelo religioso. Ma la vera spiritualità non ha bisogno di spettacoli teatrali o profeti autoproclamati. La Chiesa di Cristo è una, e la sua verità non può essere messa in dubbio da personaggi che sfruttano la fede per i propri fini. Farè e Minutella stanno giocando con la devozione dei fedeli, e invece di costruire, stanno distruggendo. Questa non è difesa della fede, è il suo oltraggio. Ma c'è di più. È particolarmente inquietante notare come, dietro il tono drammatico di Padre Farè, si celi una chiara insicurezza personale. Il suo rifiuto dell'autorità del Papa non è un atto di eroismo, ma piuttosto una proiezione delle sue fragilità interiori. Spesso, chi si sente perso in crisi spirituale cerca di mascherare la propria vulnerabilità con un rifiuto totale dell'autorità e si convince di essere chiamato a salvare la Chiesa da un presunto male. Ma la Chiesa non ha bisogno di falsi salvatori, né di complottisti che credono di sapere più del Papa e del Collegio dei Cardinali. Questo non è altro che orgoglio mascherato da eroismo, un orgoglio che non ha nulla a che vedere con la vera vocazione sacerdotale. Il tentativo di separare il munus dal ministerium, come fanno Cionci e Farè, non è altro che un assurdo teologico. Papa Benedetto XVI ha chiarito esplicitamente che la sua rinuncia riguardava tutto il ministero petrino, e non c'è alcuna divisione tra questi due termini. Non ci sono due papi, né c'è spazio per giochi di parole o teorie contorte. Papa Francesco è l'unico papa legittimo, scelto dallo Spirito Santo attraverso un conclave legale e riconosciuto dall'intera comunità cattolica. Quindi, cosa cercano davvero questi personaggi? Non è la verità, perché la verità è chiara e ben visibile. Papa Francesco è stato legittimamente eletto e Benedetto XVI ha ribadito la piena validità della sua rinuncia. Cionci, Farè e Minutella, invece di cercare la verità, stanno inseguendo notorietà personale e alimentando falsità. Il loro tentativo di destabilizzare la Chiesa non è altro che un tradimento dell'umiltà e dell'obbedienza, virtù fondamentali della fede cattolica. Cari ascoltatori, non lasciatevi ingannare da questi falsi profeti. La forza della Chiesa sta nella sua unità, nell'obbedienza e nella fedeltà al Papa Francesco. Chi si oppone a questo non è un difensore della fede, ma un ribelle che sta seminando divisioni e confusione. La Chiesa di Cristo è una, santa, cattolica e apostolica. Cionci, Farè e Minutella non fanno parte di questa unità, ma la stanno attaccando dall'interno. Tuttavia, sappiamo che la verità trionferà sempre e che la Chiesa, fondata su Pietro e guidata dal Papa legittimo, continuerà a essere la roccia su cui si fonda la nostra fede.